Allora, secondo appuntamento oggi con le parole necessarie, adesso parliamo di responsabilità. Si parla molto quando si ragiona in termini di ricchezza e di povertà di colpa del mercato e della finanza. Sicuramente se oggi nel mondo ci sta un rapporto di 1 a 10, cioè 1%, uno che detiene la stragrande maggioranza della ricchezza, sicuramente c'è qualche problema, c'è qualche problema di redistribuzione. Il mercato, la domanda è, ha un'etica? Non si sa, adesso chiederemo ai nostri ospiti. Di questo ne parleranno Giorgio Resta, che è docente di diritto privato comparato a Bari, Salvatore Biasco, che è ordinario di economia internazionale a Roma, e Maria Vittoria Catanzariti, che invece è la ricercatrice, se non erro, all'Università di Roma, e ha curato insieme a Giorgio Resta questo volume su una figura che adesso conosceremo, che è Karl Polanyi. Io inviterei i relatori a prendere posto e a iniziare. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Siamo qui per presentare due libri per un nuovo occidente, Karl Polanyi, una raccolta di scritti inediti dal 1919 al 1958, curati da professor Resta e da me, ed editi per il Saggiatore. Questo è il libro che potete vedere, e anche il libro del professor Salvatore Biasco, Ripensando il capitalismo, la crisi economica e il futuro della sinistra. Bene, perché la scelta di questa doppietta, se vogliamo dire così? Sicuramente ci sono molti punti in comune che possono essere coagulati intorno a questo primo tema, che è il tema del titolo di questo nostro incontro, responsabilità. Come sappiamo, succedono soprattutto nell'ambito della globalizzazione dei fenomeni che danno luogo a domande importanti. Chi risponde e per che cosa si risponde a qualcosa e di che cosa si risponde? E sicuramente i temi posti all'attenzione sono molti, sono complessi e sono anche connessi in un certo senso. E la rilettura di questi due volumi insieme può probabilmente essere interessante per far luce su alcune dinamiche che affondano radice in processi storici importanti, lunghi, che abbracciano, diciamo, la storia del secolo scorso, del Novecento, che trovano delle ripercussioni fortissime nella nostra crisi che stiamo vivendo. E ovviamente non siamo qui sicuramente a fare delle comparazioni, diciamo, facili, non è questo l'intento. L'intento è quello di discutere, diciamo, da prospettive diverse di temi che per l'appunto riguardano anche l'attualità e riguardano il nostro comune modo di pensare e di vivere nella società. E sicuramente potremo per l'appunto isolare alcuni temi fondamentali che abbracciano le riflessioni di questo autore, che è un intellettuale del secolo scorso, Karl Polanyi, un autore ungherese, che diciamo è stato precursore di un pensiero alternativo, di una critica alternativa al modello liberale, e si è fatto portavoce di un modello di socialismo liberale che è stato molto interessante, soprattutto diciamo negli anni 50 di questo nostro secolo. Questo autore è molto famoso per il suo testo probabilmente più conosciuto, La grande trasformazione, uscito nel 1944,
In questo testo si discutono, si mettono a fuoco tutte le problematiche importanti e tutte le critiche al modello liberale dominante. Ora, perché discutere oggi questo autore? Perché effettivamente ci sono state delle intuizioni che probabilmente possono essere abbracciate, riprese anche al giorno d'oggi, e sicuramente queste riflessioni si coagulano intorno a temi fondamentali, quali per l'appunto l'alternativa capitalismo-democrazia, che è uno dei temi che vorrei appunto discutere con i nostri relatori quest'oggi, il tema del processo di politica ed economia. Polanyi, per esempio, parla di economia embedded, che vuol dire incorporata nel processo sociopolitico. Il problema attuale è, per l'appunto, detto in parole molto semplici, che economia e politica hanno preso due strade parallele e questo comporta deresponsabilizzazione. Altro tema fondamentale è quello della socialdemocrazia. Qual è il ruolo della socialdemocrazia? Qual è stata la funzione nella ricostruzione di Polanyi e quali possono essere le prospettive attuali di un modello socialdemocratico, soprattutto alla luce della fine degli stati sociali, diciamo alla fine degli anni 70. Su questo io mi sentirei di cedere la parola al professor Resta, al professor Biasco, per discutere appunto questo primo punto, alternativa capitalismo-democrazia, e poi ritornare con una serie di interventi sul punto. Grazie. Grazie. Abbiamo concepito questa come una discussione aperta, per cui non c'è nulla di prestabilito, quindi penso che lasceremo la discussione da trattare alcuni temi che possano risultare importanti, interessanti anche per voi. Il tema, appunto, il primo tema che emerge ed è, si diceva, comune a questi due libri, che sono libri diversi nel tempo, nell'impostazione, che però hanno forti punti in comune, è il rapporto tra capitalismo e democrazia. Qual è il rapporto tra capitalismo e democrazia? Io vorrei partire soltanto da una frase di Polanyi, che è l'autore di cui stavamo discutendo, che di per sé può sembrare quasi paradossale. Polanyi scriveva in un libro, che è un libro molto importante, uno tra i più importanti libri del Novecento, che si chiama La grande trasformazione, le origini politiche e economiche della nostra epoca, sia il sottotitolo. Lui scriveva in questo libro, a un certo punto, questa frase: per comprendere la nascita del nazismo tedesco bisogna ritornare all'Inghilterra ricardiana, all'Inghilterra di David Ricardo, che è un grande pensatore classico dell'economia. Ricorderete Adam Smith, Ricardo è un altro di questi nomi massimi, diciamo, della storia del pensiero economico. Perché, secondo Polanyi, l'emersione del nazismo tedesco doveva essere studiata alla luce delle scelte compiute nell'Inghilterra di Ricardo? Questo è il grande tema. Mentre tendenzialmente, no, si è abituati a pensare che la svolta autoritaria fosse una scelta di carattere politica dettata da determinate circostanze socio-economiche proprie della Germania, Polanyi sposta il tema sull'Inghilterra di Ricardo. E il suo lavoro è proprio quello di ragionare sulle contraddizioni del sistema economico del XIX secolo, che hanno portato poi, nel XX secolo, alla tragedia del fascismo, del nazismo, alla crisi del 29, alla crisi di Wall Street, che viene assimilata sempre nei dibattiti attuali, no? Alla crisi odierna. E in fondo, come poi forse chiariremo, alcune tendenze attuali devono farci interrogare. C'è un ritorno di svolte o di pulsioni autoritarie in Grecia, peso dei partiti politici che si richiamano all'estrema destra, in Ungheria, una riforma costituzionale fortemente discussa.
e che in qualche modo sono legati, non necessariamente come causa-effetto, ma intanto diciamo sono contestualmente legati ad una forte crisi economica, come era avvenuto negli anni 30, saprete, no? La crisi degli anni 30. Beh, Polanyi lega la nascita del nazismo alle scelte compiute dalla civilizzazione del XIX secolo, che era la civilizzazione dello Stato liberale, che arrivava dopo la rivoluzione industriale, e che secondo Polanyi aveva creato un sistema destinato alla distruzione della civiltà. Come si reggeva e che cosa consisteva questo sistema? Questo sistema si reggeva sulla, come diceva prima Maria Vittoria Catanzariti, sul distacco, sulla disincorporazione dell'economia dal tessuto della società, dall'avere costruito un sistema nel quale il mercato autoregolante, sì, fosse il vero motore delle scelte e dei comportamenti sociali. Un sistema nel quale, abbandonata una storia di economia, dice Polanyi, embedded, cioè incorporata nel tessuto sociale, come era nel feudalesimo, come era ancora nel mercantilismo, si arriva, secondo lui, alla delega al mercato, un mercato universalizzato a tutti i fattori della produzione, delle scelte sociali. Polanyi in particolare ci attribuisce un rilievo molto importante alla costituzione di mercati, cioè di meccanismi che si reggono sull'incontro della domanda e dell'offerta attraverso un sistema di prezzi. Poi su questo il professor Biasco eventualmente vi darà tutte le delucidazioni necessarie, su tre elementi che sino a quel momento erano stati tenuti fuori dal funzionamento del mercato e retti dalla politica. Questi tre elementi sono il lavoro, la terra e la moneta. Polanyi ci ricorda che in fondo nella storia delle nostre civiltà medievali il mercato si trova sempre nella piazza, una piazza, tutte le cittadine italiane potete vedere, contornate da un lato dal municipio e dall'altro dalla chiesa. Quasi una raffigurazione simbolica del fatto che il mercato fosse storicamente controllato dai poteri sociali, che ad esempio regolamentavano il tipo di prezzi che si potevano imporre, oppure i requisiti qualitativi per la produzione dei beni. A un certo momento in poi l'utopia del mercato che si autoregola impone la creazione di mercati per questi beni primari, che sino a quel momento erano stati sottratti al gioco della domanda e dell'offerta. Il lavoro. Il lavoro è stato sempre storicamente disciplinato in maniera estremamente puntigliosa, invasiva, da parte dell'ordinamento giuridico, proprio per proteggere l'individuo. Il lavoro è l'uomo. La terra. Polanyi dedica delle pagine molto belle a un fenomeno che vediamo ancora oggi di fronte ai nostri occhi, che è quello della privatizzazione dei beni comuni. La terra era gestita in maniera collettiva dalle comunità, che ad esempio la utilizzava per compiere colture agricole, in alcuni casi per il pascolo. Da un certo momento in poi viene, anche per effetto della calcolo economico legato alla rivoluzione industriale, privatizzata, espropriata al godimento collettivo e lasciata in gestione ai singoli proprietari terreni. La moneta, un altro fenomeno molto importante a cui dedica Polanyi, l'effetto di questa progressiva istituzione di mercati consiste nel fatto che sulla base del calcolo economico e quindi delle utilità dei singoli attori sul mercato si compieranno scelte produttive e distributive. Ma che cosa significa questo? Che cosa significa delegare al mercato il lavoro? Significa lasciare al gioco della domanda e dell'offerta la vita dell'uomo. La libertà, ad esempio, di licenziamento quando le condizioni produttive non suggeriscono di mantenere un lavoratore significa che una persona che sino a quel momento traeva il proprio sostentamento dal rapporto di lavoro si trova senza una fonte di reddito. Significa imporre ad esempio il lavoro minorile o il lavoro per un certo numero di ore senza controllo. Era l'esperienza appunto della civiltà del XIX secolo.
Secondo Polanyi, questo sistema non poteva continuare. Era portato alla distruzione dell'uomo o del suo ambiente naturale. Quando noi parliamo oggi, no, della crisi ambientale, in fondo non è altro che una riproposizione costante del tema per cui se si lascia la gestione dell'ambiente e della terra al mero calcolo del profitto privato, l'esito logico sarà quello del depauperamento delle risorse ambientali e naturali. E poiché questo sistema, secondo Polanyi, non poteva andare avanti, non poteva funzionare, lui dice che la società reagisce spontaneamente con movimenti politici, con legislazioni, volte ad esempio a limitare gli orari di lavoro, imporre dei requisiti di controllo, restringere attraverso dazi l'importazione di merci e via discorrendo. Però proprio questo intervento della società, che lui chiama doppio movimento, cioè il mercato privatizza e la società reagisce per difendersi, porta a un conflitto irrisolubile, perché il mercato si regge sul profitto, si regge sull'autoregolamentazione, e la politica che interviene per porre dei limiti crea una contraddizione nel meccanismo del mercato. E quindi, scrive Polanyi, le trasformazioni che noi conosciamo degli anni 30 derivano proprio da questo conflitto endemico tra la democrazia popolare, come la chiama, la democrazia allargata anche alla classe lavoratrice che interviene attraverso il diritto di voto ad autoproteggersi, e gli interessi costituiti dei portatori di poteri forti sul mercato. E questo conflitto, insieme ad altri aspetti che non posso adesso analizzare, è all'origine della svolta autoritaria, insieme ovviamente alle condizioni del primo dopoguerra. Ma questo punto che Polanyi analizza in relazione a una certa fase storica della nostra esperienza, in qualche modo tende a riproporsi, pure con caratteri mutati, nella condizione attuale, che non è più quella che aveva presente Polanyi di un capitalismo incentrato sulla produzione di beni e servizi, capitalismo industriale, e nel quale gli stati nazionali mantenevano il controllo dei propri confini, potevano limitare la circolazione dei capitali. Si ripropone oggi in un contesto in cui lo chiamiamo il capitalismo finanziario globalizzato, nel quale gli stati o la società che si autoprotegge si trova di fronte a un ricatto da parte dei poteri economici che dicono, come è avvenuto nel caso, avete sentito parlare forse l'anno scorso o due anni fa, di Pomigliano d'Arco o molti altri casi di questo tipo, se tu non abbassi le garanzie, se tu non riduci il livello di protezione dei lavoratori, il costo del lavoro e via discorrendo, io sposto gli investimenti produttivi in un altro luogo, oppure se tu, Stato, non riduci il tuo indebitamento, sistema finanziario, non ti concedo più credito. Ora, questa situazione è sicuramente diversa rispetto a quella che è affrontata da Polanyi, ma ripropone ancora una volta questo conflitto difficilmente gestibile, questo conflitto endemico tra capitalismo e democrazia. Ecco, io credo che qui sia logico lasciare la parola al professor Biasco, che di questo nel suo libro ha scritto in maniera mirabile e assolutamente comprensibile per anche voi giovani. Io sono molto felice di essere qui anche di fronte a un pubblico così giovane, interessato, e ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, e anche la professoressa Catanzariti e il professor Resta per le parole che hanno usato verso il mio libro. Devo dire che Polanyi muore nel 1964, prima ancora di assistere al capitalismo, al finanziarizzato e globalizzato che caratterizza la nostra epoca, e all'offensiva, diciamo, culturale che avviene attorno alle soluzioni di mercato.
Però questo non rende la sua opera meno attuale, perché egli è molto cosciente che man mano che vengano meno elementi di controllo all'interno della società capitalistica, certamente c'è una diminuzione della democrazia. Ora, il capitalismo, così com'è, ma così come anche lo descrive Polanyi, non è cambiato, rispetto a questi elementi, è un principio di organizzazione della produzione su base privatistica finalizzata al profitto privato. E con un enorme successo, in termini storici, di accumulazione, di avanzamento delle condizioni di vita, però tende a plasmare la società secondo la sua immagine e somiglianza, quindi la gerarchia, chi comanda e chi esegue, eccetera. E quel movimento di reazione è un principio di democrazia che è stato portato dalle coalizioni popolari che hanno inserito elementi di controllo del mercato. La democrazia è un principio di partecipazione, è un principio di aspirazione all'eguaglianza, e in qualche modo sono principi che possono contraddire la logica del mercato, e spesso la contraddicono come logica del mercato. Voi pensate con due concezioni del capitalismo: il capitalismo come forza produttiva privatistica, come dicevo prima, organizzata su base privatistica, e il capitalismo in cui le imprese vengono considerate come agenti di un fine comune, che è quello dell'occupazione, è quello della stabilità. Sono agenti, nel senso che hanno una missione sulla quale sorveglia lo Stato, sorveglia, supplisce, dà ausilio lo Stato, cioè produzione come processo cooperativo e come processo di collaborazione collettiva. Quindi è responsabilità collettiva preservare il processo produttivo da oscillazioni, da crisi che incidono poi sulla vita materiale della popolazione, e con la consapevolezza, e qui ritorniamo a Polanyi, che il capitalismo è instabile, produce crisi. La logica del profitto produce grave differenziazione sociale, produce composizione nella società secondo la logica del più forte, che quindi in qualche modo va corretta. Questa correzione noi l'abbiamo avuta durante i primi due o tre decenni del dopoguerra. Qui c'è stato un compromesso salutare fra capitalismo e democrazia nel mondo occidentale, parliamo ovviamente del mondo occidentale, in cui molti elementi di democrazia sono penetrati nell'ordinamento sociale, nell'ordinamento giuridico, per esempio la partecipazione, le rappresentanze, la costruzione di poteri controbilancianti nella società, pensate ai sindacati, il fatto che la piena occupazione fosse un obiettivo condiviso, il fatto che l'economia andasse stabilizzata attraverso un'azione dello Stato. E ovviamente attorno a questo conflitto compromesso che avviene tra democrazia e capitalismo c'è anche una cultura che partecipa di questo conflitto e poi compromesso, no? Una cultura democratica è diversa da una cultura, del mercato. Certo, i due
diciamo, la democrazia ha una sovranità limitata all'interno del capitalismo, perché quel giorno che venisse sfidato seriamente il principio di proprietà o venisse sfidato seriamente la motivazione all'accumulazione che poi è il profitto, ci sarebbe una reazione fortissima che è lo sciopero del capitale. E fra altre cose, nell'ultimo saggio, loro l'hanno detto, ma l'operazione che è stata fatta nel libro per un nuovo occidente sono degli inediti di Polanyi che sono stati trovati al Polanyi Institute dai nostri due amici e che sono stati riproposti al lettore italiano. Quindi è un Polanyi, diciamo, inedito, in cui, dove noi possiamo ricavare, diciamo, la formazione delle sue idee. E in uno di questi saggi sul futuro del socialismo lui è perfettamente cosciente di dire: attenzione, ci sono molte soluzioni che potrebbero aumentare il processo democratico e forse sarebbero anche utili dal punto di vista produttivo, però ricordiamoci che esiste un capitale finanziario che reagirebbe, e quindi è un compromesso continuo quello che si determina nella società. Che cosa è avvenuto strada facendo? Strada facendo ovviamente avviene attraverso anche trasformazioni della società, non è che le cose mutano dall'oggi al domani per un qualche elemento esogeno. Però è avvenuto che il principio, diciamo, del mercato ha sopraffatto il principio democratico. Non che sono mancate le libertà formali, non che non si voti più, non che non ci sia libertà di opinione, ma c'è stato un pezzo sostanziale di democrazia che se n'è andato, cioè la partecipazione, la capacità di scelta di dei cittadini rispetto al sistema sociale che prediligono, oppure la capacità di controllo sulle decisioni che loro ricadono, o il fatto che il sistema sia preservato da crisi, che i rischi sociali siano salvaguardati e corretti in qualche modo, no? E tenuti sotto controllo. Ecco, questo in qualche modo è venuto meno per vari motivi, perché nel capitalismo globalizzato, lo diceva prima Resta, un'impresa se ne va. C'è stata una concorrenza al ribasso sia sulle condizioni di sicurezza del lavoro, sicurezza in senso lato, e costo ovviamente del lavoro, sia sulle condizioni normative, sulle condizioni fiscali e via discorrendo. Quindi c'è stato, diciamo, uno Stato che si è in qualche modo indebolito nelle sue capacità di controllo. E è venuto meno anche gli agenti della trasformazione democratica. Gli agenti della trasformazione democratica è stato essenzialmente un processo politico che ha portato le classi appartenenti a una base della piramide sociale, come io la chiamo, che hanno pesato sulle decisioni governative e hanno pesato attraverso il processo politico di partiti politici, non solamente partiti socialdemocratici, ma essenzialmente partiti socialdemocratici, che hanno coalizzato le domande, hanno influito sui processi politici. E qui questo è venuto meno, sia perché il cuore di questo era il partito industriale, che, attorno al quale si costituivano le coalizioni, la classe operaia, si dice più in gergo, ma che è deperita, ma è deperita anche politicamente, nel senso che la società si è sfrangiata, le coalizioni sociali sono molto più difficili e il partito politico ha perso un po', perché doveva rappresentare, diciamo, queste istanze di base, e ha perso la sua forza.
la sua forza, la sua, anche forse la sua rido in parte la sua missione. Aggiungiamo a questo che quando una classe dominante diviene così forte ed è poco sfidata, è in grado di imporre la sua visione del mondo. Quello che si è imposto come concezione della, come luoghi comuni, è che la ricchezza è aperta a tutti, la società è aperta, la ricchezza di qualcuno accresce, è potenziale per il crescimento del benessere di tutti, eccetera, eccetera. Cioè, una cultura emulazione verso l'alto piuttosto che una cultura che guarda ai meccanismi della società, vede le stratificazioni come prodotto della società e agisce, diciamo, attraverso il riconoscimento di una figura con le figure simili, e quindi le coalizioni, le lotte per i diritti e via discorrendo. Quindi è un meccanismo a circolo cumulativo che ha prodotto, diciamo, anche una cultura, uno sfrangiamento, perché poi in realtà non è che si sono perse il senso delle coalizioni e della catalizzazione delle domande sociali, però in qualche modo la società, lo diceva prima Giannuzzi nella sua introduzione, non è che si è ricomposta, è una società che ha aumentato, diciamo, l'altezza di questa piramide, la frattura fra chi sta sopra e sta chi sta sotto, solo che le figure sociali della parte inferiore della piramide non si riconoscono una con l'altra, non creano coalizioni, anche poi, diciamo, pure questo è un processo politico, è un compito politico averlo. Quindi lo Stato si è indebolito, si sono indeboliti gli agenti e in qualche modo il capitalismo si è uniformato, diciamo, a esigenze del mercato. Pensiamo quanto siano venute meno quelle leggi che organizzavano il mercato, lo limitavano, soprattutto nel campo della finanza. E questo è il motivo per cui poi poi alla fine è venuta la crisi. Adesso è inutile, non è questo l'argomento, non entriamo nel merito delle dinamiche della crisi economica, però in realtà la crisi economica nasce da una deregolamentazione. La deregolamentazione non è un fatto cervellotico, è anche il peso che alcune classi sociali hanno sulla legislazione, che ha consentito a poche persone di avere in mano il destino di tutti, di avere in mano il risparmio, di gestire il risparmio degli altri, ma non con una responsabilità sociale. Ecco, ritorniamo al tema della responsabilità, ma con una visione, diciamo, tutta tesa all'accumulazione privata. Accanto a questo, io adesso non voglio farla lunga, accenno solo al tema, è nata proprio una cultura, un'egemonia dell'idea che il mercato fosse si potesse regolamentare, che il mercato portasse alle soluzioni ottimali e via discorrendo. E questa cultura è diventata lentamente egemone, sia nell'università, dove si insegnano quei sistemi lì, sì, è diventata egemone nel senso comune, attraverso i chierici, gli stampa, televisione, eccetera, che l'hanno trasmessa, hanno trasmesso un'agenda politica che ormai è diventata una sorta di Moloch, cioè non è nulla più messo in discussione, nulla più messo in discussione del sistema, nulla adesso è un po' forte, ma del sistema sociale e politico, la forza delle ideologie è quella di presentarsi con il carisma dell'oggettività. Io poi, se di questo vogliamo parlare, anche di questa cultura, qui fra le altre cose c'è un qualcosa in più che dobbiamo vedere rispetto a Polanyi. Polanyi è molto consapevole del fatto che la cultura del mercato è una cultura che giustifica, diciamo,
la libertà assoluta come libertà assoluta di azione nel mercato, come fatto anche di libertà individuale e come possibilità di benessere sociale massimo che si può raggiungere. Contesta le basi teoriche, ideologiche, nel senso che l'economia come economia della scelta fra mezzi alternativi, eccetera, lui dice è una finzione, parte dall'individuo come individuo isolato che ha l'unico scopo nella vita, quello di massimizzare la sua utilità, massimizzare il suo profitto. Agire isolatamente, non solo, ma facendo questo massimizza il profitto di tutti e l'utilità di tutti. Quindi la società è una somma di persone e non una totalità sociale. Ecco, nella critica, non perché se Polanyi venga superato, ma nella critica a questa visione del mondo, bisogna metterci anche il modo come loro sono passati da questa visione atomistica della società a una visione aggregata che ha sempre questi presupposti, ma che riesce anche a dare conto di come funzionano le macro grandezze dell'economia. Questo non c'era ancora, diciamo, questo passaggio avviene negli anni 70, quando Polanyi è già morto. Cioè loro rielaborano tutta la macroeconomia ha a che fare con grandezze aggregate, investimento, spesa statale, spesa privata, bilancio pubblico, eccetera, eccetera. Non più con la scelta individuale, ma come prodotto della scelta individuale loro rielaborano una concezione dei rapporti causa-effetto nell'economia che arriva, chiamiamolo scientificamente, che poi non c'è niente di scientifico in tutto questo, ci sono dei presupposti sui quali si trae deduttivamente, ma insomma partiamo dai presupposti. Però si arriva che l'intervento dello Stato è inutile, che l'intervento dello Stato produce solo inefficienze, che se si diminuisce la tassazione in realtà l'effetto finale è un aumento della tassazione, quindi non si diminuisce niente, che il mercato del lavoro i sindacati lo distorcono perché possono lottare per una maggiore occupazione, ma nell'economia esiste un saggio naturale di disoccupazione, l'economia si vendica e porta comunque lì, ma ci porta attraverso costi sociali enormi, ma tanto che noi siamo vincolati a un tasso naturale di disoccupazione e via discorrendo. Sono operazioni culturali, politiche, scientifiche a fronte delle quali, diciamo, non c'è stato un modello alternativo. Ecco, questo è il modello, il loro obiettivo era sconfiggere il keynesianesimo, che invece partiva dall'idea che la società va governata, che esiste una cassetta degli attrezzi per governarla. Ecco, rovesciano tutto questo, non trovano elaborazioni alternative, sono favoriti anche dall'evoluzione della società che diventa molto ricettiva a questo tipo di messaggio. Questo tipo di messaggio diventa egemone e ancora oggi è egemone. Se noi pensiamo che, non dico a livello italiano perché abbiamo un bilancio pubblico molto ingessato, ma insomma a livello europeo dove sarebbe possibile una politica di domanda, rilanciare l'economia, eccetera, l'unica cosa, direttive che ci vengono sono l'austerità da una parte e dall'altra la liberalizzazione micro dei mercati, insomma, vedete che danni possono fare l'ideologia. Io poi mi fermo qui. Bene, grazie a Salvatore Biasco e Giorgio Ressa per averci fatto entrare assolutamente in media stress, per averci appunto illuminato sulle differenze, sulle variabili dei modelli da cui siamo partiti. Per l'appunto capirete anche voi che non si tratta di una variabile neutrale, capitalismo-democrazia, che già nel pensiero di Polanyi, ad esempio, aveva dato luogo ad una
ad una grandissima alternativa escludente, cioè tra modello egalitario e modello libertario. E naturalmente sono due modelli di democrazia praticati soprattutto in Europa, il modello libertario nel mondo anglosassone, il modello continentale come modello egualitario. E sicuramente la deriva libertaria è stata forte. Ora, attraverso che cosa possiamo ricostruire questa grande trasformazione e questo passaggio determinante? Sicuramente, cioè riprendendo appunto il testo del professor Biasco, c'è un passaggio determinante che è lo svuotamento delle istituzioni. Cioè abbiamo assistito ad un paradigma cambiato che ha fatto piazza pulita della rappresentanza. C'è stato un cortocircuito istituzionale delle formule politiche delle istituzioni del Novecento, alle quali siamo tutti diciamo abituati, che abbiamo sempre conosciuto. Rappresentanza che non è più veicolata per l'appunto dai soggetti storici, quindi perdita del soggetto storico. Perdita del soggetto storico che si è determinata da vari punti di vista, dal punto di vista per l'appunto economico, che possiamo toccare con mano, soprattutto diciamo alla luce della crisi, la perdita di importanza della classe lavoratrice. Perdita di importanza del soggetto storico da un punto di vista, come dire, anche istituzionale, quindi mediato dai partiti, crisi dei partiti e anche dei sindacati. Ora, insomma, i temi sono tanti, ma direi che per l'appunto da quello che è emerso, dalla discussione che è emersa, è emerso un dato fondamentale, è appunto che si è determinata un'egemonia culturale sotto vari profili derivante appunto dall'alternativa libertaria. E sicuramente uno dei temi toccati a fondo nel testo del professor Biasco è ricostruiti anche in vario modo, con vari linguaggi da Polani nel suo libro, è qualcosa che può essere, come dire, interpretata e anche tradotta come tendenza al diritto leggero, sul quale io darei la parola al professor Resta, cioè la norma come si adatta, diciamo, al modello del mercato e non il contrario, che sicuramente facciamo questa... Ok, c'è qualche intervento da parte vostra, diciamo, arrivati a metà della nostra chiacchierata? No, ancora mezz'ora. Sì. Forse vogliamo fare un'altra, diciamo, tornata di interventi e poi diamo spazio al dibattito, a cui terremo molto. Ma innanzitutto il tema del... siamo giuristi, per cui il tema del diritto leggero, della soft law, un tema molto importante e molto complicato, ma lo vorrei legare proprio a quello che ci ha detto poco fa il professor Biasco. L'approccio giuridico leggero è in qualche modo il sottoprodotto di questo mutamento dei modelli culturali. Cioè la scelta di avere un sistema giuridico che sia finalizzato piuttosto a supportare il funzionamento libero e autonomo dei meccanismi di mercato, eliminando quelli che si chiamano i fattori di fallimento del mercato, e non invece un ordinamento giuridico che sia finalizzato a operare una strutturazione della società per includere, per creare la coesistenza pacifica, per realizzare i diritti fondamentali, come era stato in tutto il periodo del compromesso, se vogliamo chiamarlo così, successivo alla Seconda Guerra Mondiale, è un tema di immediata evidenza. Perché è il sottoprodotto di questo modello? Perché in questo modello culturale il diritto è un fattore importante, perché realizza le premesse istituzionali per il funzionamento dei mercati, però non deve operare come fattore d'ostacolo all'autoregolamentazione. Su questo vi vorrei richiamare la vostra attenzione su una circostanza casuale, il 1944. 1944 è l'anno nel quale viene pubblicato questo libro di Polani che citavo prima, La grande trasformazione,
ma viene pubblicato anche un altro libro che avrà un impatto estremamente rilevante sulla nostra società, che è il libro di un economista austriaco che si chiama Friedrich von Hayek, che si chiama La via verso la schiavitù. Stesso anno, due prospettive contrapposte sulla società. Polanyi dice che sostanzialmente il mercato autoregolamentato è stata un'invenzione costruita socialmente nel XIX secolo ed estranea a tutta la storia della comunità, e che, lasciato libero di agire, porta ad una insostenibilità sociale. Hayek invece scrive che il collettivismo, la pianificazione, porta verso la schiavitù. Quella schiavitù che era propria, da un lato, nella sua prospettiva, dell'esperienza tedesca, del nazismo austriaco, ma anche del nazismo tedesco, sia della pianificazione sovietica. La prospettiva che nasce con questo libro di Hayek, che poi verrà finanziato nella sua edizione americana, che sarà, diciamo, opererà come caposaldo culturale di un'organizzazione che si chiama Mont Pelerin Society, Società di Mont Pelerin, e che creerà proprio negli anni quell'egemonia culturale del paradigma neoliberale di cui faceva parola prima il professor Biasco, porterà progressivamente a questa idea, no? Che il sistema giuridico deve limitarsi sostanzialmente a assicurare le condizioni del libero funzionamento del mercato, quindi un certo diritto antitrust, un sistema molto soft, diciamo, di responsabilità sociale dell'impresa, in cui l'impresa si impegna liberamente verso i consumatori con i codici di condotta a non danneggiare l'ambiente, a non sfruttare il lavoro minorile, ma si eliminano tutti quegli interventi più puntuali, più invasivi, che dettano modalità di produzione, via discorrendo, e che sono finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza, l'inclusione sociale, come è secondo i dettami della nostra Costituzione. Il diritto leggero, appunto, è volto in qualche modo a tutelare il consumatore. Questo è il soggetto oggi centrale, no, dell'intervento, ad esempio, del diritto europeo. Un tempo era il cittadino la figura che costituiva il perno, diciamo, dell'intervento giuridico istituzionale. Ora, questo implica chiaramente un depauperamento della democrazia, perché la figura del consumatore è un soggetto singolo, è un soggetto isolato, è un soggetto che si trova a interagire con le dinamiche del mercato in maniera deresponsabilizzante. E questo Polanyi lo aveva intuito benissimo nei primi del secolo, quando diceva che il problema fondamentale del mercato e che deresponsabilizza, perché non fa vedere quali sono gli effetti, i riflessi della scelta di acquisto di un determinato bene o dell'orientamento della domanda verso una certa direzione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel prezzo di un prodotto io non so se un certo pallone è prodotto o meno con il lavoro minorile. Io acquisto sulla base del gioco della domanda e dell'offerta. La logica è di permettere il più possibile l'abbassamento dei costi per il consumatore, ma tutte quelle valutazioni d'insieme, quali sono gli effetti dell'acquisto di quel pallone, rimangono fuori dalla valutazione del mercato e dovrebbero essere invece lo spazio della decisione politica, della decisione democratica sulle modalità in cui il mercato deve funzionare. Questa è la sfida che rimane aperta. Come recuperare spazi di controllo democratico che portano appunto a una responsabilizzazione del, non soltanto delle forze produttive, ma anche responsabilizzazione delle forze del consumo. E dunque il tema ancora una volta torna su questo discorso della scelta democratica. Se il mercato è socialmente costruito e non è nell'ordine naturale delle cose, sta al sistema giuridico, sta alle scelte della democrazia, dare una certa costruzione sociale del mercato. E questo è stato sempre l'obiettivo di Polanyi, che ha insistito molto sul fatto che la società umana, nel suo complesso, nella sua storia, è stata retta da questo meccanismo di autoregolamentazione soltanto in un pezzo molto limitato, e che sono sempre nelle mani degli uomini le scelte circa le modalità, appunto, di costruzione di questo meccanismo. Bene, sì, aggiungerei forse
appunto che questo binomio porta irrimediabilmente ad una lotta tra diritti e poteri, senza insomma mezzi termini. E proprio su questa scia, cioè su questo arretramento del pubblico nei confronti del privato e sull'avanzamento del potere, che dobbiamo forse interrogarci e chiederci quali sono le forme di potere dominante in questo nostro periodo di forte crisi, e anche ad esempio in che cosa consiste la miopia delle politiche dell'offerta. Questo è forse una mia curiosità che mi sento di chiedere al professor Biasco. Grazie. Non lo so. Io forse riserverei questa risposta magari a un intervento conclusivo, però vorrei, forse non so se tu sei d'accordo, ma prima raccogliere se mi sono domande, osservazioni, diciamo chiarimenti che qualcuno di voi volesse esprimere. Si vede poi molto male, alzate la mano se qualcuno ha... bene, benissimo, facciamo. Prego, vuole venire qui? Così la vediamo, la sentiamo. Allora, io ho sentito, la parola principale quindi è responsabilità. Il problema, quindi, che stavamo discutendo è sulla appartenenza dei beni, diciamo, che la maggior parte appartiene a un 1% della popolazione mondiale. Il problema principale che io vedo in realtà nella mia società, che poi è piccola conversando, però in realtà è in tutto il mondo e soprattutto in Italia, è che la responsabilità del consumatore è completamente irresponsabile. Prima di tutto perché non vedo, siccome ho anche un'azienda, quindi sono in un campo ben entrato dell'economia, vedo prima di tutto un'irresponsabilità di chi lavora, perché ci sono una richiesta troppo alta di pagamento e aiutare l'azienda molto poco. Quindi c'è un divario fra il pagamento dato a una persona e ciò che la persona dà. E siccome l'azienda va avanti grazie solo a ciò che la persona che lavora all'interno dell'azienda può dare, può aiutare, è normale che quell'azienda arriva in fallimento, e per questo la maggior parte delle aziende italiane fallisce. C'è il contributo anche della politica, della quale abbiamo parlato, che naturalmente in questo momento si trova in difficoltà, prima di tutto perché richiede troppo dalle aziende, quindi c'è una richiesta sia dal popolo che da chi dovrebbe aiutare, e c'è una grossa richiesta anche sulle tasse e su tutto ciò che l'azienda dovrebbe dare allo Stato. Quindi in un certo senso chi dovrebbe stare in mezzo, diciamo, fra chi guadagna normalmente, chi guadagna 1.500, 2.000, 3.000 euro al mese, a un imprenditore che si trova fra il popolo e lo Stato, dove lo Stato, diciamo, rende al governo, cioè governa soprattutto la maggior parte dei beni del mondo, non trovo una soluzione a questo vortice nel quale l'Italia si sta trovando, dato che per me è il problema principale in Italia. Grazie. Non trovo una soluzione. C'è qualcun altro che vuole fare altro intervento? Vedevo una mano lì in fondo. Qualcuno? Grazie.
Va bene, grazie. No, io so che dovete andare, quindi le risposte non possono essere lapidarie. E però attenzione con questo tipo di argomentazioni, le aziende in questo momento non falliscono perché il costo del lavoro è eccessivamente alto, anzi i salari in Italia sono fermi da molto tempo, diciamo in termini reali, non voglio dire che sono bassi, ma certo non è questo che fa fallire un'azienda, è ovvio che poi l'azienda che non ce la fa dà la colpa agli eccessivi costi, costi in termini di burocrazia, costi in termini di tasse, costi in termini salariali. Però ricordiamoci che la nostra competizione nel mondo non può essere su un dumping sociale, abbassare le regole, abbassare i salari, eccetera. Cosa che sta comunque avvenendo sotto la pressione di un mercato del lavoro disarticolato e dei salari mondiali. Noi non possiamo arrivare a livello della Cina o a livello del Vietnam. Dobbiamo competere sulla innovazione, dobbiamo competere sull'investimento, dobbiamo scompetere sulle scommesse audaci. Io non so se il governo stia facendo il suo dovere su questo. Certamente gli investitori lo fanno meno, se noi pensiamo che gli investimenti stanno cadendo, sono caduti di un quarto dall'inizio della crisi, ma già prima erano arrancavano. Ecco, allora abbiamo dei profitti complessivi nell'arco di un decennio che sono minori degli investimenti complessivi, insomma c'è una responsabilità imprenditoriale enorme. Poi invece per quanto riguarda la politica dell'offerta, è il dogma che noi possiamo creare competitività, condizioni favorevoli allo sviluppo della produzione, eccetera, soltanto attraverso la liberalizzazione dei mercati, attraverso condizioni che mettono l'impresa in posizione favorevole. Poi vediamo che questi sono incentivi, non è detto che l'impresa risponda agli incentivi. Quello che si è perso, per questa offerta, è politica, quindi micro, creata da condizioni micro, mercato per mercato. Generalmente poi si va a finire sempre lì, politica di liberalizzazione e di regolamentazione. Quello che si è perso è l'idea, ma si è perso anche teoricamente l'idea che l'occupazione si crea attraverso la domanda, si crea attraverso la spinta che si dà all'attività produttiva e responsabilità. Ecco, ritorniamo alla responsabilità, è una responsabilità collettiva, è una responsabilità statale per questo. Poi può essere anche che se la domanda privata non c'è, investimenti, consumi, eccetera, eccetera, debba supplire lo Stato, anzi deve supplire lo Stato. Può darsi pure che in Italia sia più difficile questo, perché lo Stato è indebitato, c'è un pregresso che pesa fortissimamente sul presente, però adesso perché gli Stati Uniti sì, ce la fanno a governare la domanda, perché Cina, Brasile, Giappone ce la fanno? Perché sono entità nazionali di un certo calibro, un certo peso, capaci di autonomia della politica economica. L'Europa non è questa. L'Europa è invece un insieme di stati che oltretutto nati attraverso un'ideologia che l'unico elemento dinamico è la concorrenza. Ci deve essere un bilancio pubblico comunitario, non ci deve essere una responsabilità comunitaria sugli indebitamenti, che poi sono sempre complementari, perché il non indebitamento dell'uno corrisponde all'indebitamento dell'altro, insomma è un discorso complesso. Non c'è un'agenzia di spesa, non c'è un debito comunitario
identitario come tale per spingere la domanda. Quindi non c'è un riconoscimento delle caratteristiche di un sistema moderno, perché è stato dominato da una visione, che è stata la visione liberista. Benissimo, credo che i tempi ci inducano a salutarci. E permettetevi di ringraziarvi. Permettetemi di ringraziare gli organizzatori, i nostri autori, il professor Biasco, il professor Resta, e voi per la vostra attenzione, elemento fondamentale, e di consigliarvi ancora una volta una buonissima lettura. È un testo, Ripensando il capitalismo, di una estrema linearità nell'analisi, puntuale, profonda, che veramente vi consiglio come lettura illuminante. E per un nuovo occidente, per chi avesse voglia di imbattersi in un tuffo anche nel passato. Grazie, arrivederci.